siamo arrivati alla 54 edizione di questa fiera del radio amatore qui a Pordenone, quindi molto longeva, ma soprattutto all'interno della stessa manifestazione che ricordiamo comincia sabato, questo weekend, sabato 27, domenica 28 di aprile, Presidente, ci sono un sacco di cose anche nuove. Certo, la prima novità riguarda l'avere all'interno fotomercato, una rassegna di tutto quello che sono gli appassionati della parte fotografica d'epoca e non. E poi invece la parte che riguarda Nord-Est Collezione, altra importantissima manifestazione dedicata agli appassionati di veicoli storici, in particolare militari ma anche quelli civili, e in più le istituzioni che sono presenti in forze, è proprio il caso di dirlo, perché presentano i migliori prodotti legati all'elettronica che sono a disposizione degli operatori per il nostro servizio e per la nostra sicurezza. Quindi una manifestazione ricca, Radio Amatore 1, quello di primavera, che come ogni anno raccoglie circa 40.000 presenze e gli ingressi saranno da tutti e tre gli ingressi di Pordenone Fiere, quindi nord, centrale e sud, con i parcheggi a disposizione per fare in modo che il lavoro di Pordenone Fiere non sia di intralcio alla città e neppure al quartiere che ci ospita. Ecco, ricordiamo numeri veramente notevoli per una fiera settoriale, perché sono oltre 200 gli espositori, come diceva lei, si attendono oltre 40.000 visitatori in soli due giorni di fiera, di manifestazione, quindi andando avanti col tempo non solo non invecchia questa fiera ma ringiovanisce, è sempre più attrattiva. Certo, noi cerchiamo di dare ogni anno delle novità, ogni anno quindi sono novità che attirano presenze, noi ne siamo onorati perché vuol dire che il lavoro delle persone che qui dentro operano, quindi all'interno di Pordenone Fiere, perché ricordo sempre che la fiera non sono i muri che ospitano manifestazioni ma sono i collaboratori, gli ottimi collaboratori che si occupano di ogni manifestazione in modo da tenerla viva, tenerla aggiornata e tenerla sempre tesa al futuro. Ecco, facciamo un piccolo bilancio di questi primi quattro mesi dell'anno. Io direi, senza nulla togliere, che è abbastanza una sorpresa i numeri di questi primi quattro mesi, cioè anche pur essendo ottimisti non si pensavano questi numeri. Sì, noi ogni anno operiamo per questo rinnovamento che citavo prima, è una sfida ogni anno e ogni anno, soprattutto negli anni dispari, per noi è una sfida particolarmente importante. Ricordiamo che Pordenone Fiere non è un'azienda al di sopra di altre aziende, ma è una vetrina di tutto ciò che di buono, di bello e di nuovo offre il territorio. Questo territorio è formato da aziende operose, da aziende che creano economia, creano occupazione. Quindi Pordenone Fiere, Pordenone Fiere è lo stendardo di questo Alfiere che è il territorio di Pordenone, a cavallo fra la nostra regione, Friuli Venezia Giulia e il vicino Veneto. Per cui siamo particolarmente fieri dei numeri di quest'anno, perché è un anno dispari, quindi per noi più impegnativo, e continueremo così per tutto il resto dell'anno, di queste 36 manifestazioni che sono alla base di tutto quello che è il lavoro, quindi 36 manifestazioni più i convegni, più le assemblee, più tutto quello che Pordenone Fiere ospita nei suoi locali.